sì o no? Fatemi vedere le mani, so, mani, mani! Anche là dietro, anche nel fondo, noi vi vediamo, eh! Guardate che poi uscite in televisione e non stavate battendo le mani, eh! Motocicletta! E ti è già capito! La tre giorni del Rock and Beer 2017 inizia con i contadini, non fosse altro perché siete di Valledoria. Siamo locali e abbiamo anche quest'anno avuto l'onore di aprire come l'anno scorso questa bella manifestazione, insomma siamo contenti perché se ci hanno riproposto vuol dire che insomma non siamo così scarsi. Però l'intervista deve cominciare smezzandoci l'ipnusa, ma scherzo. Dove sono le mani? Allora, cominciamo, visto che stiamo parlando di Sardegna, con la vostra storia, che è tutta fatta qua, tutta nata in Sardegna. Sì, sì, sì. Avevo degli studenti, squattrinati, come sono tutti gli studenti, che avevano questa passione per la musica e volevamo formare un gruppo. E per fortuna, ecco, c'è stato qualcuno che ci ha aiutato. Io ricorderò sempre che Aurelio Sussarillo, che non lo so, quest'uomo, voglio dire, insieme ad un'altra persona, per la verità, a Franco Mariani si chiama, erano due amici, hanno creduto in noi e hanno firmato cambiali Gianluca per comprare gli strumenti per un importo grosso. Io sinceramente mi sono sentito molto... E si sono pentiti, hanno perso tutto. No. Comunque, una volta partiti avete fatto la vostra sporca figura. Investiti anche di quella responsabilità, sinceramente, no? Quindi questo era un po' un pungolo a andare avanti, a migliorarci. E poi, ecco, da lì abbiamo iniziato, suonavamo un po' tutta la provincia. Suonando il rock di quei tempi. Assolutamente. 69, 70.